Ma perché vi parlo di dark web? Perché è un posto dove spesso se ne combinano un po' di tutti i colori, ma soprattutto il motivo per cui continuo a parlarne è anche per far vedere e far capire che, come dire, non esiste l'anonimato sino in fondo online. Si pensa, no? A volte si parla di quanto possa esistere l'anonimato, del doversi identificare con le carte, carta d'identità, whatever, altri sistemi di identificazione più precisa, ma in realtà non serve, perché ti trovano. Se la fai grossa, ti trovano, non ti preoccupare. In questo caso parliamo addirittura dell'ex capo della logistica, quindi di chi comprava, di chi compra cose, della polizia cantonale svizzera, ok? E cosa ha fatto? Praticamente lui acquista un po' di tutto, no? Dalle scrivanie dell'ufficio ai bottoni, alle cose, e compra anche le armi. Ho capito. E che cosa ha fatto lui? Praticamente ha ordinato munizioni e armi per un totale di 180.000 franchi, sono più o meno come gli euro, a nome e a spese della polizia, e poi l'ha messa in vendita sul dark web. Cioè, ma adesso voglio dire, no? Ma si può, e oltre a essere gravissimo ovviamente per un ruolo così istituzionale, insomma l'hanno pescato e ovviamente il suo complice è già in carcere, condannato, lui anche, cioè, per cui è appena stato condannato, il processo è stato fatto a lui un pochino dopo. Per cui questo ovviamente ricorda a tutti che è inutile pensare che il dark web o altri posti contengano anonimato, che in realtà non c'è. Vale, dai.